non è solo vedere uno spettacolo, ma è l'emozione che regalano questi due personaggi, torno a ripetere, realmente esistiti e che hanno vissuto un'avventura e una storia sulla quale onestamente è molto riflettere. Mi spiace solo che Filippo non è più tra noi, perché pochi mesi fa ci ha abbandonato, ma insomma un uomo che ha vissuto quello che ha vissuto durante la sua vita rischiava questo, però diciamo che dal momento in cui si incontra con Driss e questi due mondi completamente distanti scambiano tra di loro le loro esperienze, cambiandosi, ognuno cambia un po' l'altro, diciamo appunto che Philippe va a vivere poi in Algeria con la moglie e queste due bambine che lui ha avuto e dall'altra parte invece Driss poi diventerà un imprenditore. E come voi ben sapete, perché siamo nella patria della cultura, il teatro è uno dei luoghi di massima cultura di questa città, la cultura è sinonimo anche di libertà.